Lei è un imprenditore, quotidianamente ha a che fare con persone che entrano ed escono dalle sue attività. Le è mai capitato di subire episodi di intimidazione o addirittura di rapina? Allora, devo dire che fortunatamente avevo una volta un pomeriggio una pagata minaccia, non molto aggressiva, però comunque sì, è stato spiacevole perché dentro casa mia, dentro la mia attività, sto lavorando di domenica e delle persone insomma, hanno fatto delle intimidazioni, però fortunatamente non ho reagito, nel senso che ho gestito la cosa ed è terminata qua. Viceversa, un mio caro amico Giorgio Marcucci nel 2012 a dicembre è stato ucciso a Mentana nel suo bar con una fucilata, uno sparo di pistola alla femorale, è successo, altre persone che conosco non hanno avuto maggiore fortuna. E questo perché? Perché il pubblico esercizio è aperto tutto il giorno, è aperto dalle 6 di mattina alla sera, è una luce sulla strada, diciamo sempre, no? Perché anche per la Certo. signora che cammina da sola avere un bar aperto può Cioè, è essere una confortante, garanzia. certo. Dentro quel bar c'è una persona, c'è una famiglia, c'è gente che lavora dalla mattina alle 5, a volte magari gli manca un dipendente e fa chiusura, fa 12-15 ore di lavoro, stanco, con la schiena a pezzi, però. No? Lavora, non pensa di essere possibilmente ucciso da un rapinatore che entra con un fucile, addirittura con pistola, quindi quasi no? Una rapina in portavalori. Sicuramente come federazione siamo molto vicini alla famiglia, per questo facciamo le condoglianze ai familiari di Davide. Sicuramente ci sarebbe bisogno di maggiori sinergie, specialmente nelle periferie, nelle zone più buie del nostro paese, no? Perché le zone centrali sono presidiate, c'è cioè polizia, Sì, vigili, appunto il bar di Davide carabinieri. era un bar un po' isolato, diciamo, rispetto al centro del Budrio. Assolutamente, quindi nei piccoli centri, ma anche nelle periferie delle grandi città, una maggiore collaborazione con le forze dell'ordine e la possibilità di dare anche ad essi un po' di liberazione, nel senso anche preventivo, potrebbe aiutare. Senta, il ministro Costa parla di possibilità di rivedere la legge sulla legittima difesa. C'è anche, come dire, un po' una corsa alle armi, c'è l'idea di armarsi per proteggersi e difendersi. Lei che sta dall'altra parte della barricata, come la vede? Allora, ripeto, quando è successo questo piccolo evento a me, personalmente la prima paura è stata adesso mi fanno fuori, la seconda è se li faccio fuori io passo la mia vita in galera. E sicuramente in questo caso specifico se avesse reagito non avrebbe risolto nulla, infatti ha provato a togliere l'arma e è stato ucciso. Però sicuramente rivedere un po' la legge in modo tale che la vittima non diventi, no, l'unica persona a essere poi finalmente punita, perché poi la legge a volte è severa con le persone oneste, mentre invece le persone disoneste tendono a non rispettarla perché si sentono liberi di non essere poi passibili di punizioni. Sicuramente vorrei evitare, se potessi influire su questa decisione, che la vittima diventi ulteriormente Certo, vessata, certo. perché magari ha È reagito. successo, certo. Dare dei giudizi, ma davanti a una minaccia del genere, perché correre il rischio della vita per difendere dei soldi? Allora, a volte la razionalità non è Certo, d'aiuto. ovviamente. Immaginiamoci, immedesimiamoci in qualcuno che si sveglia la mattina presto, magari lascia la famiglia a casa per andare a lavorare e la sera tardi sta ancora nel suo punto vendita. Quell'incasso non è tutto suo, quell'incasso probabilmente potrebbe essere l'equivalente del guadagno di un mese o di mezzo mese. E quindi nel momento in cui una difficoltà economica, lavora dalla mattina alla sera, arriva qualcuno, ti prova a vessare, a violentare dentro la tua attività. Quello che ti può dire il cervello, sinceramente, non è prevedibile. In questo caso è stato anche molto sfortunato per il fatto che aveva una Certo. seconda arma, chiaramente. Sì. Voi denunciate problemi di mancata sicurezza o quantomeno di mancato controllo, soprattutto nelle aree più periferiche. Cosa chiedete in questo senso? Maggiore presenza di forza dell'ordine o un'altra modalità di Allora, sorveglianza? sicuramente in uno Stato di diritto e in uno Stato democratico ci dovrebbe essere, come diceva il sindaco, innanzitutto certezza della pena. Per chi commette dei reati deve essere assolutamente evidente il fatto che poi si venga puniti. Per quanto riguarda il rapporto con le forze dell'ordine, sarebbe opportuno che anche nelle zone meno centrali delle città ci sia maggior passaggio di polizia, di carabinieri, che ci siano dei fili diretti con loro. Quando ti chiama uno che è sulla strada è una sorta di sentinella, dateci retta. Se succede una rissa fuori da un bar, non sappiamo se può degenerare con una vittima o se finisce lì, però in ogni caso bisogna venire subito. Se io ho un problema mi viene dopo 2 ore, ripeto, molto spesso le forze dell'ordine sono anche molto limitate nei sensi del numero delle persone o della possibilità di intervenire. A noi serve l'aiuto nella fase preventiva, quindi se io so che in una zona passano le volanti dei carabinieri o della polizia, io non ci vado. Grazie.